proteste le trovo assolutamente legittime, anche se devo dire molto, molto faziose, perché alcune delle cose che vengono dette, che sono state dette, che verranno dette nei prossimi 2 anni, sono ideologie oramai superate. Le Olimpiadi, se fatte anche a Cortina, devono essere fatte bene. Nessuno si è inventato alcunché. Il Bob era ed è nel dossier olimpico e chi ha assegnato le Olimpiadi sapeva che il plus della candidatura stava nella realizzazione di una nuova pista. La presidente di Confindustria Belluno Dolomiti risponde così alle proteste di ieri e di oggi degli ambientalisti e non troppo velatamente anche al recalcitrante Comitato Olimpico che da domani sarà in tour tecnico nelle sedi di gara in Veneto. Abbiamo lottato per avere questo evento, per tutto ciò che rappresenta per il nostro territorio e il Bob fa parte di questo grande progetto, dice Laurent Berton. Non ci sarà un danno al patrimonio verde stupendo, bellissimo, di cui siamo tutti innamorati. Anzi, ne verranno messi di nuovi e più giovani, che forse proprio con le nostre intemperie abbiamo visto con il Vaia, forse sono anche in qualche modo un dovere oggi farlo, perché abbiamo visto il disastro che c'è stato con il Vaia sui nostri territori. La presidente di Confindustria parla della legacy dell'eredità olimpica, degli investimenti sulle infrastrutture e sul futuro dei giovani. Una Olimpiade ridotta sarebbe una umiliazione per Cortina e la provincia tutta. Noi non possiamo presentarci di fronte al mondo come gli ultimi arrivati. Abbiamo la struttura, abbiamo la capacità, abbiamo la forza, abbiamo la volontà. Abbiamo una occasione, una delle poche occasioni che ci vengono date. Lavoriamo tutti insieme e crediamoci nel rispetto della natura, ma lavoriamo per tutelare questa fragilità. Oggi le infrastrutture si fanno con tecniche completamente diverse, non 4.0, 5.0. C'è un'azienda che garantisce il lavoro, che lo garantisce ben fatto, che lo garantisce nei tempi. Basta polemiche, andiamo avanti e pensiamo al futuro e ai nostri giovani. Quanto agli eventi, Confindustria Belluno Dolomiti con Provincia e Comune di Belluno stanno lavorando ad una 4 giorni olimpica. Il piano è già stato illustrato alla Regione, i dettagli saranno svelati al massimo tra 15 giorni.